Buongiorno, seconda parte di TG1 Mattina, ben ritrovati ancora, buongiorno Isabella Romano, eccoci qua, si parla ovviamente di politica, voto il 25 settembre, fa molto rumore sulle pagine dei giornali di quest'oggi il dossier americano sui possibili finanziamenti ai partiti di una ventina di paesi, il dubbio è che ci sia anche l'Italia in questi paesi per ingerenze di Mosca. E poi si parla del superbonus, sbloccati i fondi, il decreto aiuti, insomma c'è molto in questa giornata da commentare con i nostri ospiti. E li presentiamo subito i nostri ospiti, in studio con noi c'è Riccardo Magi, Più Europa, ben trovato. Grazie, buongiorno. In collegamento Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie dell'invito. Ben trovata a TG1 Mattina, ritroviamo Marcello Sorgi. Ciao Marcello. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno Marcello. Allora, Magi, ma a questo punto anche Baldino, perché il tema è di così stretta attualità da poter coinvolgere entrambi. Questo rapporto fa molto rumore, un rapporto dell'intelligence americano su possibili finanziamenti russi ai partiti di una ventina di paesi per accrescere la dipendenza, l'influenza di Mosca e per destabilizzarli a 10 giorni dalle elezioni in Italia. La notizia è gravissima, ma dobbiamo dire che è anche realistica. Noi sappiamo dei rapporti di vicinanza politica, ad esempio della Lega di Salvini, che ha un'alleanza politica con il partito di Putin dal 2017 mai rescissa, nonostante quello che è accaduto e nonostante la Russia ora sia un paese che è in guerra con l'Europa. Ha invaso l'Ucraina, che è ai confini dell'Unione Europea, ma sta facendo una guerra con tutti i paesi dell'Unione Europea attraverso la crisi energetica che ha generato e attraverso le speculazioni che anche molti commercianti di energia fanno in asse con il governo di Putin. Quindi anche se non dovesse venire fuori chi sono i partiti che hanno ricevuto, chi sono i candidati o i partiti che hanno ricevuto questi fondi, resta un dato politico gravissimo, che è quello di un'alleanza mai rotta da parte della Lega. Baldino, su questi possibili finanziamenti? Sì, la notizia sì, è molto grave. Non solo è grave una potenziale ingerenza di stati stranieri sulla campagna elettorale italiana, ma è gravissimo che questa ingerenza possa arrivare dalla Russia di Putin. Quindi io mi auguro che si faccia chiarezza rispetto a questa notizia che è arrivata, si faccia chiarezza, che il COPASIR possa fare chiarezza, e mi auguro che le campagne elettorali di uno Stato sovrano non siano in nessun modo inquinate né da notizie del genere né tantomeno appunto da ingerenze straniere, perché tutti noi in questi giorni stiamo andando dai cittadini proponendo loro un programma da realizzare nel loro interesse, nell'esclusivo interesse dei cittadini italiani, collocando l'Italia nell'ambito di un quadro euroatlantico. E questo noi, che insomma diciamo, lo dobbiamo poi rispettare anche coi fatti. Quindi mi auguro che venga fatta chiarezza. Baldino, ricominciamo da lei. L'accordo trovato ieri al Senato, altra notizia del giorno, l'accordo sul decreto aiuti bis, altri 17 miliardi di sostegni, ed è stata trovata la mediazione sul superbonus. È una soluzione questa che vi soddisfa? Sì, possiamo dire che ieri è stata una bella giornata, non tanto per il Movimento 5 Stelle quanto per migliaia di imprese, cittadini italiani, famiglie, lavoratori, tutto l'indotto che gravita attorno a questa misura straordinaria che è stata il Superbonus 110, che ha consentito di far ripartire il settore edilizio e di far ripartire l'economia in Italia. Quindi no, diciamo che grazie alla determinazione del Movimento 5 Stelle, ricordiamoci quello che è successo nei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle è stato accusato di voler far saltare gli aiuti alle famiglie e alle imprese in maniera infondata, prima di tutto perché si trattava della conversione di un decreto già in vigore, quindi gli aiuti erano già stati erogati in virtù di quel decreto, e poi perché non era un mero capriccio elettorale, ma era piuttosto la necessità di dare una risposta a tutte quelle imprese, a tutto quel settore che rischiava di veder trasformata un'opportunità straordinaria come il superbonus in una minaccia per la propria tenuta economica. Quindi ce l'abbiamo fatta e siamo molto soddisfatti. Allora, una domanda per i nostri ospiti, a cominciare da Maggi, da parte di Marcello Sorgi. Marcello. Ma io direi questo, per carità, tutto è bene quel che finisce bene, ed è vero che gli aiuti erano in vigore, ma
ma comunque un decreto va approvato dal Parlamento, e quindi se non fosse stato approvato per tempo non sono sicuro che il governo, un governo in carica per l'ordinaria amministrazione, avrebbe potuto rinnovarlo. Quello che rimane è che la quantità di questi aiuti viene sempre giudicata insufficiente, cioè noi stiamo arrivando rapidamente, alla fine di questa settimana avremo 49 miliardi di aiuti, per carità, utilissimi, necessari ad aiutare le famiglie, le imprese, ma bisognerà a un certo punto mettere un limite, no? Perché altrimenti un paese come l'Italia non può consentirsi di aumentare il proprio debito a dismisura, cioè senza fissare un limite. Ma da parte nostra c'è un giudizio complessivamente positivo su questo provvedimento. Si sarebbe potuto fare di più? Sì, se non avessero fatto cadere questo governo, perché non dimentichiamoci che il Movimento 5 Stelle e il centrodestra hanno causato la caduta del governo, chiedendogli poi nelle settimane successive di fare presto e di prendere dei provvedimenti. Sul punto specifico, ma siamo d'accordissimo, il nostro programma è l'unico che prevede un piano di rientro dal debito. Perché dire scostamento di bilancio, dire per ogni questione facciamo nuovo debito, significa dire alle future generazioni voi dovrete portarvi un fardello che dovrete pagare, cioè è futuro che si toglie alle generazioni più giovani. Quindi su questo grandissima attenzione, e anche da questo punto di vista il governo Draghi rappresentava una garanzia. A proposito di governo Draghi, Baldino, ieri telefonata Draghi-Zelensky, il Premier ha assicurato la continuità degli aiuti economici e militari. Come si concilia questo con le notizie di questi giorni, l'avanzata ucraina e la vostra continua contrarietà all'invio di ulteriori armi? Allora, un attimo mi faccio rispondere al collega Maggi, che credo che come me stia girando per il suo collegio elettorale, stia raccogliendo il grido di aiuto di cittadini e imprese in questa fase. Quindi è vero che bisogna stare attenti a mantenere una stabilità economico-finanziaria del nostro paese, però bisogna innanzitutto dare loro delle risposte, e se è necessario fare ulteriore debito per dare loro delle risposte bisogna farlo, così come abbiamo fatto durante la pandemia, e chiedere all'Europa una risposta solidale, di solidarietà e non di austerità, così come abbiamo fatto con il PNRR durante la pandemia e siamo riusciti a risollevare un'economia al collasso. Adesso la situazione purtroppo non è così tanto diversa, sì, rispetto al 2020, e quindi dobbiamo dare delle risposte. Rispetto al conflitto, noi dal primo momento ci siamo dichiarati vicini al popolo ucraino e abbiamo anche con sofferenza sostenuto l'invio di aiuti anche militari all'Ucraina, però riteniamo che questo sia il momento, dopo 7 mesi, anzi non è questo il momento, è tardi, bisognava insistere, farlo prima, bisogna insistere verso sforzi diplomatici consistenti che possano porre fine al conflitto. La pace non è un esercizio che si risolve in una, sì, telefonata oppure in un tentativo, bisognerebbe insistere per fare in modo che tutta la comunità internazionale converga verso quell'obiettivo e fare in modo soprattutto che l'Unione Europea non rimanga isolato in una dal nuovo ordine mondiale che potrebbe uscire fuori da questo conflitto. Questo, chiaro, lo dobbiamo ai cittadini italiani ed europei. Ecco, sulla guerra in Ucraina, Maggi, la vostra posizione è chiara? Ma io penso che sia sconcertante ascoltare esponenti politici del Movimento 5 Stelle e del centrodestra, anche commentatori che nei mesi scorsi hanno detto che la resistenza ucraina fosse addirittura controproducente, hanno equiparato l'aggressore e l'aggredito, hanno fatto distinzioni sulle armi offensive e le armi difensive, andando ben al di là di quello che prevede il diritto internazionale, cioè che c'è il diritto di difesa di un paese aggredito militarmente fin tanto che l'ONU non ristabilisca la pace e la sicurezza. Ora che l'esercito ucraino sta riconquistando terreno in 5 giorni, quello che la Russia aveva conquistato nei mesi precedenti, sono tutti quanti a favore della resistenza. Ci sarà un nuovo decreto aiuti, armi in questo caso, aiuti per la resistenza, sì, ucraina. Noi lo sosterremo, bisognerà vedere nel prossimo Parlamento che tipo di equilibri ci saranno, perché io credo che se in questo Parlamento si è sostenuta l'azione del governo Draghi è stato solo perché c'era Draghi. Allora Marcello, abbiamo veramente 2 minuti per una domanda flash a entrambi, a cui chiedo 30 secondi.
No, vorrei tornare ancora sugli aiuti. Oggi è il giorno del discorso della von der Leyen sullo stato dell'Unione. Cosa vi aspettate dall'Europa in tema di aiuti sul prezzo del gas e sulla crisi energetica? Allora, prima Maggio e poi Baldino per chiudere. Ma Paolo Gentiloni lo ha detto chiaramente pochi giorni fa. La Commissione aveva proposto agli stati europei acquisti comuni di energia. Quella sarebbe stata la soluzione, ancora prima del tetto del gas. La risposta di molti stati nazionali, non del governo italiano, è stato un sopracciglio alzato, così come di molte aziende che vendono energia. Cosa significa? Significa che serve una politica energetica comune, cioè serve più Europa anche in questo settore. Baldino. Guardi, era ottobre dello scorso anno, è passato quasi un anno da quando noi parlavamo di una pandemia energetica che stava per arrivare, da quando noi chiedevamo qualche mese più tardi all'Europa un Energy Recovery Fund, cioè un meccanismo di acquisto e stoccaggio comune del gas, un tetto al prezzo del gas. Non siamo stati ascoltati in Italia, lo dobbiamo dire, o comunque il governo Draghi, il presidente Draghi, non ha avuto abbastanza coraggio per portare in Europa questa battaglia e concretizzarla. Noi riteniamo che questa sia, in questo momento, il ruolo dell'Europa deve essere un ruolo di solidarietà, appunto, come dicevamo prima, rispetto al recovery fund, perché è così che si dà una risposta ad una crisi che non si può affrontare in maniera isolata, ma bisogna affrontarla insieme. Bene, grazie. Allora, grazie ai nostri ospiti, Riccardo Maggi, Più Europa, Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, grazie per essere stati con noi.